Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis, perché dopo aver visto insieme le gioie e i dolori dei ragazzi che hanno gentilmente offerto il loro tempo e hanno condiviso con gli altri ragazzi le loro sfighe e le loro fortune, in questo caso sono qui per parlarvi ovviamente di una piccola novità che è stata aggiunta all'interno del gioco, ma soprattutto per concludere il mio percorso di pull, perché io devo ancora finire di pullare le mie risorse e quindi di conseguenza, dato che io sono curioso e probabilmente qualcuno di voi è curioso pure, vedremo se finalmente riuscirò ad ottenere ciò che in realtà vorrei all'interno del mio account, in primis l'electrocannon di Barrett, che è l'arma che sto cercando da più tempo, o comunque che sto cercando proprio insistentemente, proprio perché mi consentirebbe di avere comunque un bel boost anche per quanto riguarda non solo il personaggio ma anche tutto il mio account, avendo delle refined molto 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 buone. Cominciamo dalla notizia che è apparsa praticamente questa notte, dove praticamente avremo la possibilità di riaffrontare le summoning co-op, quindi per tutti coloro che magari hanno iniziato da poco o che comunque non hanno effettuato un farming delle summon quando ce n'è stata la possibilità, avranno modo di poter partecipare e avranno modo comunque di potersi inserire all'interno di un farming vero e proprio. Come potete leggere dalla notizia, appunto, giorno 30 maggio alle 7 pm, che per noi ovviamente vi traduco essere giorno 31 alle 4 del mattino, quindi noi abbiamo questo piccolo delay di orario dove dobbiamo necessariamente leggere quando c'è l'orario il giorno dopo, però alle 4 del mattino, quindi noi da noi saranno disponibili giorno 31 alle 4 del mattino, quindi tecnicamente se si vuole organizzare una serata co-op, non solo vi chiedo gentilmente se potete scriverlo nei commenti in modo tale da poter organizzare magari una serata proprio di community night come facciamo solitamente, anche perché avvicinandoci a fine del mese non so ancora in questo momento in cui sto registrando se effettivamente verrà annunciata una collab o comunque verrà annunciato qualcosa per fine mese, anche perché oggi, ovvero giorno 28, che è il giorno in cui sto registrando questo video, sarà trasmessa una live streaming da parte di Square Enix dove verrà discusso il futuro di Ever Crisis, con particolare attenzione ovviamente alla second season di First Soldier, che è stata annunciata già con i trailer che abbiamo potuto vedere completando i capitoli finali dell'atto 1 di First Soldier, e poi ci sarà probabilmente qualche altra cosa che verrà discussa e chissà, magari l'annuncio proprio direttamente live streaming della prossima collab che ormai si vocifera da parecchio tempo, anche perché sono stati aggiornati i banner, è stato aggiornato anche diciamo il data mining, fondamentalmente trovando dei piccoli indizi su Cloud Zack che potrebbero fare parte del quartetto finale dei personaggi diciamo crossover o comunque dei personaggi evento di collab. Vedremo un po' che cosa ci diranno, ma per il momento abbiamo semplicemente il fatto che avremo praticamente Ramu e Leviathan all'interno del diciamo delle co-op summon a partire appunto dal giorno 31 alle 4 del mattino, quindi avremo appunto le summon co-op, avranno un update dove in queste missioni sarà possibile ottenere delle ricompense per il primo completamento per chi ancora non le ha completate, e poi è stato aggiunto appunto il fatto che avremo a disposizione anche la summon di Leviathan disponibile per le co-op nelle battaglie Very Hard 2 ed X, quindi dove sarà possibile ottenere le Leviathan's Noble Memory, quindi molto molto comoda questa cosa, perché ci consente di ottenere le memorie diciamo più importanti della summon di Leviathan tramite la coop e tramite una difficoltà che non è così esagerata come quelle che sono sul single player, quindi bisognerebbe approfittarne. Quindi mettiamoci magari d'accordo, cerchiamo di farmarne il più possibile proprio per avvantaggiarci per il futuro.
Ovviamente tutto il resto noi già sappiamo ovviamente di che cosa stiamo parlando, quindi non c'è motivo di aggiungere altra roba. Detto ciò, andiamo verso i miei ticket, che appunto adesso abbiamo un altro ticket 5 stelle, che tra l'altro questo non mi ricordo neanche da dove l'ho preso, però va bene, va benissimo, lo accetto. E dopodiché andiamo a pullare gli ultimi miei 100 ticket rimanenti, e poi se ce li abbiamo dei personaggi li andiamo a pullare per vedere se avremo più o meno fortuna. Allora, cominciamo da quello dorato, vediamo se riusciamo ad ottenere, ok, Eris. Ah, ok, benissima, Eggstaff, questa va benissimo, che l'ho trovata in singola copia, quindi primo overboost dell'Eggstaff. Ecco, questo già è una testimonianza del fatto che hanno aggiornato il banner army, quindi ottimo, decisamente ottimo. Andiamo a vedere invece adesso i ticket normali, vediamo se riusciamo ad ottenere il mio Electrocannon, che è quello che effettivamente desidero. Proprio ho aspettato il banner army che si aggiornasse proprio in occasione soprattutto dell'Electrocannon. Avrei anche un ticket, se non sbaglio, di 5 stelle a scelta, però singolarmente non me ne faccio nulla, mi serve ovviamente overboost, mi servono gli overboost anche dell'arma, quindi prima multi andata male. Quindi andiamo con il nostro metodo giappino, vediamo se mi riesce a portare un pochettino di fortuna. Cloud che non riceve, cioè Cloud senza vestito, quindi vuol dire che ancora dobbiamo aspettare l'animazione per capire se avremo una 5 stelle o meno. Nel frattempo vi ricordo anche di livellare i vostri personaggi, dato che il level cap è aumentato. E niente, anche qua, a meno che di fake out, abbiamo un altro sciattino. E quindi vi ricordo di livellare i vostri personaggi, perché appunto è stato aumentato il level cap. Adesso i personaggi potranno raggiungere il livello 80, quindi molto importante questa cosa per ottenere magari quelle statistiche in più che possono salvarci da una difficoltà, diciamo, più pesante. E poi ovviamente prepariamoci al meglio anche per queste coop di Leviathan, che sicuramente saranno interessanti. Quindi, oh, finalmente un Perry, quindi vediamo. Abbiamo un Cloud, va bene, e quindi Cloud ci dona, di Cloud ho quasi tutto, vabbè, una Butterfly Edge che non mi interessa sinceramente. Quindi mi sarei aspettato qualcosina in meglio magari per Cloud, perché comunque le armi di Cloud ce ne sono diverse che vale la pena alzare, per una questione in generale di substats, ma anche di utilità proprio delle build del personaggio di Cloud. Però la Butterfly Edge probabilmente è una di quelle che non serve più di tanto, comunque servirà magari in futuro o con qualche build particolare. Ok, altro shaftino, a meno che abbiamo un fake out. No, non abbiamo fake out. Io purtroppo sono condannato con questo Electrocannon, perché il mio Desire Sensor mi sta sicuramente condannando, in quanto non devo dire cosa voglio all'interno del gioco, proprio perché il gioco mi ascolta e mi impedisce di ottenere quello che voglio. Però non sono così superstizioso, cerco di mantenere sempre un minimo di fiducia. Vediamo se qui abbiamo un Perry. Oh, schivata, benissimo. E vediamo chi è. Ancora Cloud. E oh, ecco qua, vedete una Sky Splitter che è ottima. Non so se vado addirittura a OB8 o addirittura Overboost 9. Addirittura della Sky Splitter, eh? Quindi quasi praticamente maxata. Quindi diciamo che già come DPS fuoco fisico Cloud inizia ad essere molto molto performante. È già comunque molto performante anche grazie al vestito Arcanum, ma
con un'arma overboost massimo, ovviamente raggiunge un altro livello, sicuramente un altro livello. Ah, qui blocco, quindi shaftino, a meno che abbiamo un fake out, nessun fake out. E tra l'altro, ah ecco, l'ho ottenuta adesso finalmente, per la prima volta Electro Cannon 4 stelle, non ce l'avevo neanche, quindi immaginatevi proprio la mia disperazione nell'ottenere quest'arma, non ce l'avevo neanche 4 stelle, quindi adesso ce l'ho però. Ovviamente mi serve, avrei anche le weapon parts per Barrett fondamentalmente, ma preferirei utilizzare le weapon parts su armi limited o comunque su armi crossover quando Barrett sarà protagonista in una di esse, perché abbiamo notato che già le armi limited e le armi crossover hanno veramente un potenziale incredibile. Quindi qui abbiamo ancora altro shaftino, proprio sta andando tutto malissimo. Ticket che ho conservato per non so quanto tempo, niente, andati praticamente in fumo senza ottenere nulla di interessante. Vediamo se magari verso la fine riusciamo a fare un colpaccio, riusciamo a fare un qualcosa di incredibile. Dai Cloud, su, forza, fammi sto parry, fammi sta schivata, dammi 14 electrocannon e siamo a posto. E invece muti, anche qui shaftino, niente fake out. Abbiamo ottenuto il musketeer di Lucia, però ovviamente 3 stelle addirittura, quindi proprio malissimo. Neanche 4, proprio direttamente 3. Niente, vestito per Cloud, vediamo se abbiamo un parry o una schivata come sempre. Anche qua niente, proprio sta andando malissimo. Ah, e invece fake out con Glenn e Zack addirittura. Glenn e Zack con una Shock Buster e una Falcon. Shock Buster e Falcon. La Madonna, la Falcon di Zack ce l'ho altissima adesso. Peccato che è un'arma OE, quindi non faccia così tanti danni, soprattutto con l'evento del Gambaluar Humus che abbiamo adesso a disposizione, che la Crash e la X3 mi hanno completamente distrutto. La X3 veramente credo di non riuscire a farla, perché non ho proprio i mezzi letteralmente per poterla fare. Purtroppo devo bella schivata, devo mettere diciamo un punto alla situazione. Matt. Ah, ok, una rapier che, vabbè, non mi interessa più di tanto. Allora, abbiamo gli ultimi 10 ticket, diciamo, generali. E poi abbiamo i ticket proprio specifici per i personaggi. E neanche l'ultima multi mi hanno voluto dare una gioia di un Cloud vestito che mi potesse annunciare già un 5 stelle. Ci sono anche le nuove torri che bisognerà in un qualche modo trattare, o non so se fare video o comunque sia parlarne separatamente, perché comunque sia sono torri che abbiamo già visto, che conosciamo bene o male come meccanismo, solo che qui abbiamo una diciamo restrizione per quanto riguarda i personaggi. Va bene, quindi ticket normali andati. E abbiamo quelli 4 stelle che non ce ne facciamo niente. Abbiamo quelli di Cloud. Andiamo a vedere cosa ci dona Cloud. Possiamo skippare perché tanto Cloud è proprio vuoto totale. Benissimo. 4 stelle Sky Splitter, che anzi no, quella era una Murasami mi sa. E poi Barrett ce lo lasciamo per ultimo, che Barrett è quello che mi interessa. Abbiamo Aeris. Vediamo se riusciamo a fare il miracolo con i ticket proprio specifici di Barrett. Anche Aeris, nessun vestito. Anche lei, shaft incredibile. Purtroppo. Peccato che questi ticket li abbiano dati un po' sfalsati. Andiamo da Red.
Anche Red ultimamente ha fatto un salto in avanti come personaggio proprio per... Eccolo qua, una di Red mi deve uscire necessariamente. Che è? Oddio, cos'è il Noble? Ah no, il Rage... No, aspetta, non è il Rage. Ah sì, il Noble Collar, che vabbè, però mi è riuscito in copia anche singola. E... C'è Yuffie. Quindi stavo dicendo che Red ha fatto un bel salto in avanti come personaggio, perché appunto, anche Yuffie, perché adesso è diventato praticamente il manipolatore elementale per eccellenza. Ah, va bene, Boomerang. Questo è Fire Resistance Down con attacco fisico, fuoco come Refined, quindi va bene. Kite Seat, vediamo se con Kite Seat prendiamo un bel Yellow Megaphone, che è probabilmente uno dei diciamo una delle armi migliori che si possa ottenere per Kite. Non ho il costume, quindi ovviamente rosico un po' di più. Ho ottenuto Yellow, sì, però 4 stelle, quindi me ne faccio ben poco. Successivamente, secondo che siamo andati troppo avanti, abbiamo Zac. Proprio qui skippiamo diretto, neanche lo voglio vedere. Immaginavo, proprio zero. Purtroppo questi ticket personaggi ho veramente poca fiducia su di essi. Lo so, purtroppo è così. Andiamo su Glenn. Ho veramente poca fiducia perché ogni volta questi ticket ne regalano sempre in modo limitato, ma sono quasi sempre una scammata per me. Ed ecco qua, ancora Glenn vuoto. Vedete come potete notare, proprio tutto vuoto. Hanno svuotato praticamente lo shop, cioè hanno svuotato lo shop, hanno svuotato le pool, tutti quelli che già hanno usato i ticket. Oh, invece qua vestito addirittura. Vabbè, ma d'altronde Sephiroth abbiamo un rapporto speciale, quindi oddio, no, però Madonna, mi ha dato le Legend Wing, che proprio era l'unica che non mi serviva, avendola già Overboost 10, quindi andrà Overboost più 1 praticamente a 21. Bene, anche Matt, sì, Matt può essere interessante. Vediamo Matt. Ah, ok. Oh, oddio. La Killer Hornet, che... Oddio, forse arriva viola o forse full rossa. Cioè rosa o full rossa, non ricordo. Comunque, ottima. La Killer Hornet è veramente un'ottima arma, sia come arma principale che come sub-weapon, che ha appunto attacco fisico e abilità fisica molto 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 valida. E niente, anche Lucia mi ha praticamente pugnalato. E adesso andiamo invece a vedere se il mio biscottino cuccioloso mi regalerà questo maledettissimo elettrocannon, oppure se niente. E niente, quindi anche Barret mi volta le spalle, nonostante io abbia parlato sempre bene di lui. Ma va bene così. Alla fine il gioco è anche questo. Vedremo in futuro se magari con un bel banner evento potrò mettere in wishlist l'Electrocannon e magari ottenerlo da lì. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto fondamentalmente. Organizziamoci per le coop, se vi va, se vi interessa. Io sicuramente mi organizzerò, per fare le coop, quindi vi aspetterò, probabilmente annuncerò anche quando faremo la serata community. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!